Per fare questi simpatici fantasmini occorre un foglio di carta A4. Allora, il foglio di carta A4 cominciamo col dividerlo. Prendiamo 10 centimetri, è circa 30, per cui facciamo quasi 10 centimetri, poi misuriamo altri quasi 10 centimetri, poi ancora dall'altro lato. Quasi 10 centimetri e ancora i 10 centimetri. A questo punto, con un righello, portiamo, ecco fatto, portiamo la riga sia qui che dall'altro lato. Dove ci sono le righe, noi pieghiamo il nostro foglio. A questo punto abbiamo il nostro foglio diviso in tre parti e noi lo ripieghiamo ancora in due. Cosa dobbiamo fare adesso? Per ottenere un fantasmino come questo è molto semplice. Dobbiamo cioè fare un disegno molto molto facile. Disegniamo da un lato qualsiasi una testa. Potrebbe essere questa. Basterà semplicemente sondare in alto il nostro, così. Poi le righe le portiamo proprio qua, dove c'è il finale. Qua giù, per creare le maniche, basterà semplicemente fare in questo modo. E a questo punto la sagoma principale è pronta, molto semplice. Vedete, si porta una cosa rotondeggiante in alto, un'altra riga che va a unirsi a questo lato, un'altra riga che si unisce all'altro lato. Qui si fa una specie di triangolo, qui uguale. A questo punto in fondo non rimane che disegnare il vestito, facendolo un po' strappato, un po' con le righe lunghe. Ecco fatto. Il nostro fantasma è finito. A questo punto non ci resta altro che ritagliarlo. Quando ritagliamo, ricordatevi che dovete tagliare tutti i cartoncini che avete sotto, tutti i pezzetti, soprattutto dove sono uniti. Si controlla, qui sono uniti, per cui si dovrà passare con le forbici. Qua giù non sono uniti, per cui non importa. Qui facciamo in questo modo. Qui. Ecco, sta venendo fuori il nostro fantasma. Qua, anche semplicemente con le forbici, diamo un motivo in modo tale che il vestito del nostro fantasma sia in questo modo. Quindi facciamo l'altro triangolo. Qua sono uniti, per cui dovremo ritagliare questa manica. Eccolo qua. Praticamente abbiamo terminato il nostro lavoro. Se c'è da qualche parte che sono rimasti uniti, bisognerà ritagliarli. Darsi che ci sia qualche parte che non è venuta, allora semplicemente la si ripasserà.
anche qua, che questi sono da ripassare. Ecco qua, c'è la testa qua su. Ecco qua che abbiamo fatto i nostri fantasmini. A questo punto non rimane altro che mettere gli occhi e la bocca. Eccolo qua. Questi fantasmini possono essere utilizzati come biglietti per auguri di Halloween, oppure come biglietti da invito per una festa di Halloween, o ancora, se li mettiamo tutti insieme, potremmo fare un bel festone per la nostra festa, oppure per decorare la casa per i bambini, dei simpatici fantasmi che si prendono per mano. Ciao!